E là, un po' di giorni fa, tutto carino, ho scaricato la mia prepaccia, come penso ognuno di voi, e intendo a registrare un meraviglioso video e utilizzare il mio 120 instant. Ho fatto un mega fail, perché mi sono messo lì tutto carino a registrare, ho acceso tutto, tranne ovviamente la registrazione dello schermo, quindi non ho potuto registrare il gioco. Ho buttato nel cesso mezz'ora di tempo, ma vabbè, sti cazzi, questa è un po' la ruggine che si fa sentire. Però l'inculata è che non vi ho fatto vedere cosa ho scelto per il mio 120 instant, anzi in realtà non è più 120 ma è 50. E è proprio questa mucca qui davanti a voi, che è un meraviglioso druido che io ancora non ho loggato nemmeno una volta. E sì, ho già messo le mani al barbiere. Quindi direi di entrare con il nostro druidino, nuovo di zecca. E mi hanno praticamente obbligato a farlo pollo quando l'ho scelto. Come vedete ho messo i talenti bolla a cazzo di cane, anche se in realtà credo che me l'hanno messi loro, io non ho fatto assolutamente un cazzo, tranne vabbè, questi PvP che non mi riguardano assolutamente adesso. Come vedete sono le quest super super iniziali, perché mi fa vedere tutte le razze alleate come di routine per ogni cosetto nuovo. Quest randomiche. Dio, mi trigger che ogni volta mi scappa fuori l'alert là sotto, quindi sì, metto i talenti a cazzo di cane giusto per farlo stare in silenzio. Non ho nemmeno messo le barre sulle barre, perché come sapete il druido ha parecchie spell, in realtà adesso grazie a tutte queste espansioni sono state tagliate un botto, perché tipo non so, al Lich King c'erano 850 pagine e dovevi stare lì 6 ore a metterle, due coglioni giganti. Ci sparano a Zul'Dazar. Oh, ma c'è un cosino di Halloween qua. Dolcetti. Ma sono un gnomo schifoso. Ondeggiamento delle mele. Ma ad una meletta? Sì. Kit di sopravvivenza e la corona di ghiaccio. Attenzione, apertura. Wow. Ah, ok, sono le solite cose. Attenzione, scrigno dell'avventuriero. Incredibile. Ah, questo è nel caso volessimo diventare tipo Feral. Visto considerato che la skin da gnomo, quello gnomo mi fa cagare, torniamo mucche. Vabbè, comunque mi stanno perculando in maniera assurda, visto che mi rimandano di nuovo Grimmar, questi pezzenti. Anzi, in special modo mi mandano alle Cavern of Time. Hanno cambiato la skin di questi cosini minuscoli, dei più e dei meno, sì. Non sono convinto che non erano così. Vabbè, allora io metto un attimo le spell sulle barre e ci vediamo a Cavern of Time. Raga, io penso che le Cavern of Time siano veramente uno dei posti più fighi di World of Warcraft. Cioè, è proprio una ficata. Tutto, cioè, tutte queste fake costellazioni, le cose col tempo, tutti i vari scenari qua. Veramente fico. Oh la madonna, mi fanno andare di nuovo Grimmar, ma io vi sfondo. Come cazzo vorrei andare di nuovo di sopra? E sembra che il metodo più rapido per raggiungere Wasted Lands, ossia se ce la faccio e non mi taglio ancora con la mappa qua, dove c'è appunto il Dark Portal, perché dobbiamo sconfiggere l'eco di Gul'dan. Incredibile, pazzesco, alla vecchia maniera con i nostri amici Zeppelin, che hanno tagliato corto e ci hanno messo il portale, giustamente. E invece noi dobbiamo prendere questo. 2 hours later. Oh, eccolo qua il nostro mezzo di trasporto moderno. Lo mettiamo qua, in punta. E ce la balliamo, un bel balletto e via.
Ah, siamo arrivati a Strangleton. Adesso mi faccio una bella svolazzatina al 150% verso l'Eco di Gul'dan, mettendoci forse 8 ore e mezza. Ma intanto vi lascio con un po' di cinematic. Allora, siamo arrivati finalmente al magico Dark Portal, che non è il Dark Portal originale, ma è quello di Battle for Azeroth, quindi è rosso. Il nostro tizio qui, Anacross, un custode del tempo incredibile, pazzesco, e crediamo sulla fenditura del tempo. Oh! Ah, vedete, stanno succedendo delle cose. Oh, la Madonna di Dio. Aspettate, aspettate, no, mi ha fatto DPS questo coso. Oh, come si fa? Spammiamo un po' di robe random. Dobbiamo seccare. Ma non c'ho un kick io con questo pollo? No! Oh, ma sto prendendo una discreta quantità di cazzo. Ma è un po' curante secondo me. Chi è qui? Ma la Madonna. Non levo una sega comunque. Attenzione. Porca troia, uno si spara i CD, niente. Oh! Fatemi castare, brutti cani. Ma 6 ore per ammazzare sto pollo random. Che poi il pollo random sarei io. Mori un po'. Oh, era ora. E comparso tutto e tutti. Eco della signora della guerra. Oddio, mi fa ammazzare tutti, tipo. Sì, ma un portalino, una robetta, cioè, dai. Per rispetto c'è pure la Stone in GD, Cristo. Allora, visto che non ho giocato, voglio aspettare 20 minuti e rifarmi la strada indietro, voglio vedere com'è gestito. Molto figo quando vai a creare il nuovo personaggio che ancora non avevo visto. Allora, direi di vedere al volo giusto come viene gestita la parte iniziale del leveling. Per esempio facciamo un nano hunter, dai, un nano hunter che ci sta sempre. E lo chiamiamo Flirktufbach. Allora ci fa scegliere, vai, Valle Cresta Fredda, che sarebbe la parte iniziale normale, e questa isola dell'esilio che io ancora non ho esplorato per un cazzo, quindi vediamo in che consiste. Anche la schermatina è diversa, quindi presumo che sia solo l'espansione nuova. Questa scenetta sicuramente l'avete già vista. Ah, ci fa proprio un tutorial antispastico, ok. Dobbiamo parlare col capitano Ano, abbiamo parlato col capitano Ano. L'unica spell che abbiamo la proviamo su questo Dummies. Incredibile, abbiamo fatto questa grande impresa. Dobbiamo fare contro il buon soldatino Cole. Vediamo di sparargli in bocca. Oddio, a livello di danni non ci siamo, eh. Gli abbiamo 8, crittato, 7, incredibile. Il crit, pazzesco. È arrivato una nuova spell. Comunque è molto figo il posto dove siamo. Quindi questa imbarcazione in viaggio con tutti i grifoncini di fianco a noi. C'è stato un salto temporale e c'è una tempesta in corso. Scappate! Tutti sotto coperta! Sono stati giusto due scenari che non voglio spoilerarvi, quindi magari per chi è più curioso non ve li faccio vedere, quindi riticcate da soli. Ci fanno arrivare su questa isola che non so dove cazzo sia. Rifugio dei Marlock. Dobbiamo seccare ben 6 Marlock. E la Madonna. È un one shot la gente. Oddio, oddio. Dov'è il mio? Eccolo qua. Predazione automatica. Tuk. L'essere così tanto OP dell'Hunter si dimostra anche a livello 2. Pazzesco. Andà lì. Vai, 1, 2. Bam. E si va a dare cazzo a destra e a sinistra. Però adesso è finita la cosa lì, l'energy, o come cazzo si chiama. Abbiamo finito la quest in circa 20 secondi. Hai trovato un nuovo pezzo di cazzo nell'equipaggiamento? E lo equipaggiamo perché abbiamo anche preso un'abilità nel grimorio. Laccio.
curiamo tutti i malcapitati. E l'ultimo fatto, anche i medici. Un buon kit al primo soccorso ridato. E ora si cammina. Oh, siamo arrivati. C'è la buona Laria che c'ha una fame della Madonna, quindi noi, povera cocca, dobbiamo uccidere questi cosini qua e dargli a mangiare tutto quello che troviamo. Nemico più ostico, nemico più ostico. Esiste una combo intera. E voilà, anche l'ultimo pezzettino di carne abbiamo raccolto. Ah, pure cucinata, capito? Di alta classe. Tenga, tenga. Ah, adesso ci fa imparare l'addomesticamento. Sì, addomesticamento, sì. Da Austin. Una bestia. No, l'aquilotto. E dai con l'aquilotto. Ah no, un falco. Un falco beccaguzz. Prendiamo le prossime missioni. Ma io, ragazzi, vi saluto qua. E vi ringrazio tantissimo perché ancora guardi i miei video, nonostante ne faccio uno ogni 1000 anni. Però magari adesso con l'espansione nuova mi torna un po' di voglia random. E quindi quando ho qualche mattina libera, che purtroppo adesso mi è molto rara, però quando la trovo io, intanto quegli altri se ne vanno via. Vabbè, ciao. Quindi, ragazzi, grazie mille perché hai visto il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.